Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Teleconsiglio Regione. Torniamo a parlare della seduta dell'8 di settembre. Nel sommario alcuni degli argomenti principali. E con un voto quasi unanime è stata approvata una proposta di risoluzione per chiedere l'introduzione di un'indennità a favore dei comuni in cui sono presenti le sorgenti d'acqua. È stata approvata dal Consiglio regionale a maggioranza con 32 voti favorevoli e un'astensione una proposta di risoluzione che chiede di riconoscere un'indennità a favore dei comuni in cui sgorgano le sorgenti e di agire sul governo per definire una disciplina nazionale. L'atto, in merito all'istituzione di un fondo di salvaguardia per quanto concerne i comuni sorgivi, è stato presentato su iniziative della Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana, illustrato in aula dal suo presidente Marco Nicolai. L'atto di indirizzo impegna la Giunta regionale a valutare, per quanto di propria competenza, ogni intervento utile finalizzato a riconoscere un'indennità ai comuni sorgivi, sottoposti a vincoli per la salvaguardia della risorsa idrica, tali da prefigurare il mancato o limitato utilizzo del territorio. I comuni delle nostre aree montane interne, in molti casi, hanno al loro interno delle sorgenti di acqua potabile. Una risorsa sempre più importante e preziosa per tutti noi, che però per questi comuni comporta ovviamente una serie di vincoli e limitazioni all'utilizzo del proprio territorio per garantire la qualità e la salubrità dell'acqua. Quando si parla di una montagna che dà servizi a tutti, forse questo è l'esempio più calzante. Ma di fronte a queste limitazioni, che in alcuni casi sono anche molto forti nel rispetto all'utilizzo del territorio, questi comuni ad oggi non ricevono alcun tipo di compensazione per questo servizio svolto a vantaggio di tutti. La nostra proposta, che è stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, e ringrazio tutti i colleghi che sono accanto alla nostra commissione nel sostenere appunto questo impegno, vuole istituire appunto una indennità compensativa per questi territori che hanno limitazioni per il parziale o il mancato utilizzo del proprio territorio, ad esempio su usi industriali o su altri tipi di utilizzi. Sappiamo che la questione è molto complessa, quindi noi chiediamo alla Giunta regionale di mettere in campo una risposta toscana. Vorremmo che fosse il Parlamento a introdurre una disciplina uniforme a livello nazionale, però nell'attesa, visto che ormai è 15 anni che deve arrivare, noi chiediamo alla Giunta di fare un percorso che consenta di arrivare a una disciplina toscana. Questi comuni sono venuti da noi in commissione e ci hanno posto anche tutta la loro difficoltà e l'esigenza di questa indennità anche per svolgere investimenti e garantire servizi in territori fragili e periferici. Riteniamo quindi che la proposta sia sacrosanta e il fatto che tutto il Consiglio regionale si sia espresso favorevolmente con una sola astensione darà sicuramente la forza e la determinazione necessaria alla Giunta per addivenire quanto prima possibile a una proposta di normativa che dia una risposta a questi importanti territori della nostra regione. I comuni sorgivi, che sono fondamentalmente comuni montani, hanno la necessità di essere sostenuti e noi riteniamo che questa proposta di risoluzione, che prevede una sorta di canone di risarcimento nei confronti dei comuni che hanno le sorgenti d'acqua, sia soltanto un primo passo. Noi riteniamo, come Fratelli d'Italia, che sia giusto un contributo di soggiacenza per i comuni montani dove sorge l'acqua. Voi pensate, se anziché l'acqua ci fossero dei pozzi di petrolio, se ci fossero delle miniere d'oro, evidentemente quei comuni, quelle comunità, quei territori avrebbero da quel tipo di attività una risorsa economica e finanziaria importantissima. In realtà ci sono le sorgenti dell'acqua, che però sono altrettanto importanti, per certi versi più importanti che se ci fossero pozzi di petrolio. Quell'acqua, che sia le utenze domestiche, che le utenze commerciali, che le utenze industriali, poi pagano al gestore che gestisce appunto in ambito quel tipo di risorse. Quindi noi riteniamo che un pezzettino della tariffa dell'acqua, un pezzettino della bolletta dell'acqua, una sorta di royalty, permettetemi di utilizzare questo termine non tecnico, debba andare a vantaggio delle comunità territoriali dove appunto ci sono le sorgenti dell'acqua, vale a dire i comuni montani.
Quali verifiche siano state effettuate sull'individuazione di Piombino, quale sito ideale per la collocazione del rigassificatore? È una delle domande poste dal consigliere Landi, del gruppo della Lega, al commissario Eugenio Giani. Interrogazione sul rigassificatore di Piombino da parte di Marco Landi al presidente della regione Eugenio Giani. Il consigliere della Lega ha chiesto se in merito alle dichiarazioni dello stesso commissario circa la verifica di soluzione alternativa a Piombino, l'individuazione dei porti appunto di Piombino e di Ravenna è stata preceduta da uno specifico studio comparativo rispetto ad altri porti e se corrisponde al vero che i tecnici SNAM avrebbero avviato sopralluoghi informali a Piombino ben prima dello scoppio del conflitto in Ucraina. Sì, abbiamo chiesto al presidente della giunta regionale Giani e quindi anche commissario dell'opera per il rigassificatore di Piombino se prima di assumere quel ruolo di commissario e quindi come presidente della regione avesse chiesto lumi al governo su quella localizzazione su Piombino, perché chiaramente sul decreto di nomina non è che c'è scritto la localizzazione Piombino. Quindi noi ci aspettavamo anche per trasparenza ma anche per dare garanzia a tutti i cittadini toscani e anche alle istituzioni, ai sindaci di quei territori che Giani avesse fatto prima di prendere quel ruolo di commissario per l'opera dei chiarimenti, avesse preso i chiarimenti. Abbiamo preso atto oggi che questo non è avvenuto, per noi una cosa gravissima. Poi nel corso della discussione è intervenuto anche sulla valutazione di impatto ambientale, dove proprio in aula qualche tempo fa, sempre a seguito di un nostro atto, lui aveva detto io chiederò la doppia via addirittura su quell'opera, mentre invece abbiamo letto qualche giorno fa che chiaramente quella procedura non è necessaria e che quindi non sarà attuata. Abbiamo chiesto anche lumi sul costo dell'opera, quella tubazione di 8 km e quel costo di quella nave, perché per 3 anni chiaramente se si fa una valutazione a livello imprenditoriale qualcosa non torna. Abbiamo visto un presidente sicuramente imbarazzato, questo ci dispiace, ma quello che noi dobbiamo fare è chiedere trasparenza e correttezza nello svolgimento di questa procedura che sul nostro territorio è inaccettabile. Da parte dell'opposizione, dice Giani, presidente della regione e commissario straordinario di governo per la realizzazione del rigassificatore di Piombino, constato come gli esponenti locali siano chiaramente contrari al rigassificatore e incalzano sulla scelta fatta e sulla sua ubicazione. Tutti elementi sui quali io non ho che da prendere atto delle decisioni del governo, non è certo stato deciso in consiglio regionale o dal sottoscritto che il rigassificatore dovesse essere posizionato a Piombino, tutte le motivazioni sono state assunte attraverso una scelta, una valutazione tecnica che ha fatto il governo. Poi posso anche dire che mi sembra anche ragionevole, perché soluzioni come quelle sul Mar Tirreno non ce ne sono, almeno per il periodo transitorio. Infatti io ho impostato i primi 3 anni a Piombino, poi una piattaforma offshore che nel frattempo viene costruita. Ma soprattutto a me sembra schizofrenico questo atteggiamento, perché gli esponenti nazionali di questi partiti si vantano di poter dire facciamo i rigassificatori per abbattere le bollette alle famiglie, ai cittadini e alle imprese, e poi gli esponenti qui in consiglio regionale o a livello locale sono tutti contrari. Insomma, ci si chiarisca, perché così si crea e si ingenera solo confusione nei confronti dei cittadini che aspettano che il rigassificatore venga posizionato, perché abbatte fortemente quello che è il consumo del gas russo e quindi può svolgere una funzione positiva di abbattimento delle bollette per i cittadini, le imprese e le famiglie. A favore dell'intervento, come è noto, Italia Viva è importante, dice il consigliere Stefano Scaramelli, come processo industriale, perché può dare autonomia alla Toscana e all'Italia. Noi siamo stati gli unici a dire in Consiglio regionale che questo intervento è importante, di fidarci del nostro Presidente della Regione come soggetto che deve garantire la sicurezza, l'incolumità dei cittadini, ovviamente la tutela di carattere ambientale. Siamo per lo sviluppo, siamo per dire sì, la Toscana non può ricommettere errori del passato, quando sotto la presidenza di Enrico Rossi si è detto di no al gas che poteva arrivare dall'Africa tramite la Sardegna. Non possiamo continuamente dire no, così come si è detto, ai termovalorizzatori o agli impianti di produzione energetica. Noi siamo a favore, siamo per il rispetto dell'ambiente, ma nel contempo per sostenere fortemente una crescita che sia responsabile, ma che sia forte, di una regione che deve ambire ad essere una delle principali regioni italiane al cospetto della ricrescita
anche economica e dare dei vantaggi molto importanti a cittadine e imprese della Toscana. Critico sui tempi è invece il Movimento 5 Stelle. E si è proposto ad esempio, anzi si sta cercando di vendere il rigassificatore di Piombino come la soluzione all'aumento delle bollette, quando sappiamo benissimo che non è così per le tempistiche con cui questo eventualmente verrebbe installato. Il consigliere esponente di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci, nell'ambito del dibattito sull'approvazione del DEF, è tornato a parlare della riforma della sanità, in particolare del sistema emergenza-urgenza. Durante il dibattito sul DEF, sul documento di programmazione finanziaria, oggi è finita la maggioranza, quindi immagino che dovremo andare a un Gianni Bis nei prossimi settimane, perché il capogruppo di Italia Viva, candidato al Parlamento contro il Partito Democratico, così come è candidata contro il Partito Democratico la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi, ha attaccato pesantemente e giustamente da questo punto di vista la maggioranza sulla riforma della emergenza-urgenza, che tra l'altro tutti abbiamo letto sul giornale, perché non è arrivato ancora né in commissione, tantomeno in consiglio, nessun tipo di atto. Quello che dico all'amico Scaramelli, che ci vuole la campagna elettorale, ci vuole la rottura tra Renzi e Letta, perché si accorgesse anche lui di quello che sta succedendo nell'ambito della sanità. Noi sono mesi che lo denunciamo che la riforma dell'emergenza urgenza, la riforma dei pronto soccorsi deve andare in un'altra direzione, perché così com'è strutturata sarà un ulteriore fallimento. Noi sono mesi che diciamo che la sanità, in particolare la sanità toscana, non ha bisogno di più soldi, come chiede Gianni, appoggiato anche dall'assessore Bezzini, ma ha bisogno di spendere meglio i soldi che sono a disposizione. Non è pensabile che i pronto soccorso siano il collo di bottiglia e siano l'unico front office a cui il cittadino paziente si può rivolgere, specialmente durante il fine settimana e specialmente negli orari serali. Aver tolto la guardia medica, aver indebolito la presenza dei medici sulle ambulanze, aver fatto una serie di riforme bestiali, aver chiuso piccoli ospedali, ha comportato la situazione di drammaticità nella quale siamo, che purtroppo, se non ci mettiamo mano, peggiorerà nei prossimi mesi. Non è stato accolto l'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia sulla collocazione di maggiori risorse a sostegno delle famiglie e della maternità. Maggiori risorse a sostegno delle famiglie, in particolare delle donne e della maternità. È il tema dell'ordine del giorno presentato dal gruppo in Consiglio regionale di Fratelli d'Italia. Perché un paese e una regione che vogliono guardare al domani devono necessariamente investire sul futuro a sostegno delle famiglie. La risposta del PD è stata clamorosamente negativa, nessun intervento e il voto contrario. Segno evidente che non credono nella famiglia e soprattutto non credono nel sostegno alle donne e alla genitorialità e alla maternità, che tante volte vedono le donne stesse purtroppo costrette a rinunciare alle chance di lavoro o a diminuire il proprio impegno nella società. Noi crediamo invece che la maternità sia un valore e debba essere sostenuta, debba essere difesa con maggiore attenzione, maggiore tutela, maggiore impegno, e soprattutto crediamo in una famiglia più forte. Per questo non demorderemo e ripresenteremo alla prima occasione utile ulteriori proposte in questo senso. Siamo in chiusura, questa era la puntata dedicata al Consiglio regionale della seduta dell'8 settembre, grazie di averci seguito, buona giornata.